Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto del lavoro. Il premio è quello di Avvocato dell'anno, diritto del lavoro, contrattualistica. Andiamo a leggere la motivazione. Per l'assistenza dedicata, efficace e personalizzata per ogni cliente e la formazione continua che assicura risposte sempre attuali e tempestive. Per l'elevata competenza specialistica e l'approccio innovativo. Andiamo a vedere a chi va il premio. Va a Enrico Burseni Utta, Burseni Utta & Partners. Ed è collegato con me Enrico Burseni Utta, socio dello studio legale. Benvenuto, naturalmente, complimenti per questo riconoscimento importante. Buonasera, grazie a tutti. Grazie. Le chiedo subito, ecco, grazie, ma le chiedo subito un commento a caldo. Che cosa significa questo premio per lei, per voi? Ah, è un riconoscimento che fa molto piacere, anche perché la motivazione, secondo me, rispecchia abbastanza quella che è il nostro modo di fare la professione, cioè non cercare di dare soluzioni preconfezionate, ma cercare di creare l'abito su misura per ogni esigenza di ogni singolo cliente. Beh, guarda, abbiamo trovato effettivamente all'interno della motivazione alcune parole che ancor più sono le parole chiave di questo periodo. Come ha detto lei, una risposta sempre personalizzata per ogni cliente, perché ciascuno è unico, no? Sembra banale, però insomma, soprattutto nel vostro lavoro credo che sia fondamentale. E poi abbiamo letto formazione continua e risposte attuali e tempestive, quindi la velocità, la snellezza, insomma, la personalizzazione. Non so se vuole aggiungere altro o altrimenti basiamoci proprio su queste che credo che creino un unico piatto, no? Dove c'è la Come ricetta d'oro. diceva, certo, come diceva giustamente, velocità e snellezza mai come in questo periodo, perché il continuo susseguirsi di norme e di interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica ci hanno coinvolto, noi giuslavoristi in prima persona, e inevitabilmente ha aumentato la richiesta di risposte tempestive e appunto adeguate a rispondere alle esigenze delle aziende. Purtroppo sempre mutevoli per far fronte a questi continui cambiamenti a cui siamo chiamati a reagire e che connessi a questa emergenza epidemiologica. Questo è, secondo me, il nostro lavoro, quello di stare al fianco delle aziende, quello di stare al fianco delle esigenze delle aziende sempre mutevoli e in questo periodo, mai come in questo periodo, ovviamente con risposte che diano la possibilità di affrontare per ogni situazione e ogni situazione con specificità. Assolutamente, guardi, mi collego anche a un'altra parte della motivazione che prima non ho considerato, ma proprio perché mi serve per formulare questa seconda domanda, cioè si parla di approccio innovativo, perciò a partire da questo approccio innovativo che vi caratterizza, le chiedo come continuare nell'immediato futuro. Mi fa piacere questa domanda perché credo che una delle caratteristiche più importanti della nostra professione sia la fantasia, soprattutto per quello che riguarda la consulenza nell'ambito della contrattualistica. Ovviamente siamo vincolati nell'ambito del rispetto delle norme, ma la fantasia del trovare soluzioni è e deve essere il faro per riuscire a dare una consulenza specializzata e di un determinato profilo alle aziende. L'innovazione non può che essere un elemento essenziale perché è evidente che se non si riesce ad andare avanti nell'ambito e ad affrontare le norme con sempre maggior propensione a quella che è la novità della norma stessa, si resta indietro e la soluzione trovata per un'azienda rischia di non essere quella adeguata. È per questo che l'innovazione rappresenta per noi un elemento essenziale e da questo punto di vista, innovazione che ci sta costringendo tutti a trovare soluzioni anche da un punto di vista tecnologico delle soluzioni proposte, perché basti pensare al fatto che spesso e volentieri siamo chiamati a lavorare da casa per capire quello che oggi Certo. come oggi è l'innovazione che viene richiesta a tutto quello che è il nostro mestiere. Certo, ancora di più, insomma, essere avanti e lungimiranti proprio per questo motivo. Siamo tutti più distanti, ma insomma, il fatto di offrire soluzioni personalizzate
permette di guardare oltre. Ecco, mettiamola così, è d'accordo? Certo, Ok. assolutamente sì, Ok. assolutamente sì. Va bene, quindi insomma, in quanto avvocato dell'anno, diritto del lavoro contrattualistica, bisogna proseguire su questa strada, giusto per andare a conclusione. Speriamo di riuscirci, di mantenere le aspettative. Va bene, allora grazie, io ringrazio Enrico Borsieni Utta di Borsieni Utta Partners per questo collegamento, naturalmente complimenti per il premio inserito peraltro in Grazie quest'anno molto particolare, quindi a presto. a te. Grazie mille, Grazie. arrivederci a tutti, buonasera.